Benvenuti nella terza puntata di Home Restaurant Hotel Experience. Settimana scorsa abbiamo visto e abbiamo avuto il primo approccio dei rudimenti della pizza e abbiamo imparato a stender. Oddio, imparato, io ho fatto un po' di danni. Non so voi, a proposito, avete provato a farla a casa? Fatemi sapere attraverso i social, come volete, ma diteci se siete riusciti a fare la vostra pizza a casa. Oggi voglio parlarvi dello shop. Lo shop che potrete trovare su www.homerestauranthotel.it. Attraverso il nostro shop potrete trovare e acquistare le specialità che presentiamo nel nostro programma, ma anche tantissimi altri prodotti di aziende che valorizzano il territorio ed il chilometro zero. Il nostro shop permette alle aziende dell'enogastronomia di presentarsi, farsi apprezzare e offrire i prodotti migliori, anzi, i propri prodotti. Fermi tutti, sta arrivando il nostro ospite. Lo microfoniamo e arriviamo subito. Lucia. Buonasera. Buonasera. Comunque è un'emozione perché, ti devo essere onesto, fino ad oggi solamente uomini nel nostro programma e oggi invece finalmente avremo un parere femminile che è molto importante. Tanti mi chiamano carboidrato dipendente perché amo la pasta. Allora sei qui, sono nel posto giusto. Tuo regno. Sono nel posto giusto. E prima di iniziare ad addentrarci, perché qui vedo un sacco di cosine molto interessanti, direi di raccontare, anzi diciamo due parole chiavi ai nostri amici che ci stanno seguendo. Le vuoi dire te? Allora, germe di grano, quello là, vediamo un attimo, che è questo qua, mamma mia, e poi un'altra parola, pici finti. Pici finti? Cioè, quindi germe di grano e pici finti. Ragazzi, due minuti, proprio state lì, non vi muovete dal divano e dalla sedia, che arriviamo subito e approfondiamo germe di grano e pici finti. L'antico pastificio Morelli, 1860, quindi un'azienda a conduzione familiare. Esatto. Non parlo più. Esatto. Raccontami te la storia. Allora, 1860, come hai detto appunto, perché è dal 1860 che abbiamo le mani in pasta. Io sono la quinta generazione di questo pastificio, che è toscano. Siamo posizionati al limitare della provincia di Pisa, siamo a Montopoli in Valdarno, località San Romano, quasi a Firenze, fra Pisa vicine, e Firenze, dai, diciamo. E la nostra caratteristica è appunto il germe di grano. Il germe di grano è questa cosa qui, questa specie di farina, è morbidissima, perché è la parte del grano, è la parte più interna del chicco, dal cui il chicco germoglia, è la parte più ricca di vitamine, di oli, di tutte queste cose qua, e è quello che dà il sapore del grano alla pasta. Noi l'abbiamo reinserita all'interno delle nostre farine. Questo perché 1860 non è la pasta che mangiamo oggi, purtroppo non è più quella delle nostre origini. E qui ce ne siamo accorti nell'andare avanti delle generazioni, diciamo verso gli anni 70-80. Questo perché le farine venivano sempre più raffinate, perché veniva tolto appunto questo germe di grano per motivi di conservazione delle farine a livello industriale. Noi invece, essendo artigiani, ci possiamo permettere di prendere questo germe di grano e reintrodurlo nel nostro impasto, lavorarlo fresco e poi portare il prodotto all'essiccazione per avere poi una pasta visibilmente come l'altra. Però la differenza sta appunto nel sapore. Perché? Ma ho sentito dire, giravoce, che c'è un colore che... Infatti. Cos'è questo colore noi verde? Si vede che c'è il germe di grano, sì, perché quando... Questa pasta resta viva praticamente. Quando noi cuociamo la pasta, questo germe di grano disperde il suo colore, l'acqua si tinge di verde. E qui si ha anche un profumo che proprio emana dalla pentola stessa che sta cuocendo, proprio il profumo del grano, perché normalmente la pasta è considerata un portasugo. Non ci preoccupiamo mai di capire il sapore che ha la pasta in sé. Invece noi
partiamo da questo germe, partendo da questo germe di grano ci siamo sempre più specializzati in questo sapore, quindi siamo arrivati poi a tutta una gamma di paste integrali, cambiando tipi di grano, andando, non so, al Senatore Cappelli, al Farro, addirittura ci è piaciuto così tanto questo germe di grano che l'abbiamo messo doppio, in questo doppio germe e fibra. Questa, ma con un po' di... Ecco, i condimenti a questo stasera, punto... Stasera quale mi faccio, dai, diciamolo. Questa qua, guarda. Stasera mi mangio se questa. Se non hai proprio voglia di fare niente, qui ci metti un po' d'olio, una scaglietta di parmigiano e sei già... È già venuta a fame. Sei già a posto. Quindi con dei condimenti anche semplici, perché qui assaporiamo veramente il grano. Noi siamo attenti non solo alle farine, logicamente essendo artigiani, certo, preferiamo prodotti che siano il più possibile naturali, il più possibile del territorio. L'integrale, per esempio, addirittura è grano toscano, che viene dalla Toscana del Sud e dalla zona della Maremma. Ma siamo anche attenti alla modernità e ai tempi di oggi, quando il tempo, proprio il tempo, è sempre meno. Quindi anche un prodotto come un pacchero, che normalmente ha una cottura lunghissima, noi siamo riusciti a ridurlo, a farlo un pochino più fine, e riusciamo a cuocerlo in pochissimi minuti. Questo, per esempio, cuoce in 7 minuti contro i 20. Non è male, siamo, perché a poco tempo poi... Appunto. E poi... siamo andati a cercare proprio il prodotto toscano per eccellenza, che sono i pici. Ma io infatti qui vedo pici finti. Pici finti. Ve li faccio anche vedere. Mi spieghi perché pici finti? Che ora mi hai messo un po' di curiosità. Noi di finto non ci abbiamo niente, perché è tutto grano vero. Certo. Però abbiamo cercato di togliere al picio il problema della cottura, i suoi 22-25 minuti. Che non sono pochi. Che oggi non ci abbiamo tutto questo tempo, e quindi noi abbiamo pensato di abbassare questo tempo di cottura, senza però togliere la corposità di questo spaghetto finto, di questo spaghetto ruvido, sì, spesso. E quindi noi abbiamo finto perché dentro c'è un microforo. Un microforo, quindi c'è anche della tecnologia nella nostra artigianalità, un microforo che si chiude durante la cottura, sì, quindi io in pochi minuti praticamente riesco, questo va a 11 minuti di cottura, ho dimezzato la cottura dei pici senza togliere quella caratteristica di i loro sughi, la loro ruvidità, cioè tutto quello, quando io penso pici mi si deve aprire un mondo. Quindi qualità sempre alta. La qualità è sempre alta, però ci adeguiamo, perché l'artigiano non può rimanere l'artigiano del 1800, certo, bisogna adeguarsi, un artigiano moderno. Diciamo. Io te lo anticipo, un paio di buste dopo me le piglio. Quindi facciamo un brindisi a questo picio finto. Al picio finto, non si tocca perché porta male. Ha ragione. Vedi, il parere femminile ci vuole, l'ho detto all'inizio, ci vuole. Ora io intanto assaggio, però mi piacerebbe sapere la tua idea di home restaurant. Come te lo immagineresti? Guarda che sfondi una porta aperta, perché è una richiesta che ci viene fatta molto spesso ultimamente, sì, proprio a noi come azienda, perché la nostra nostra azienda, sì, proprio clienti, ma chiunque, rappresentanti, tutte le persone che hanno possibilità di venire nella nostra azienda si aspettano di venire a casa del pastaio e quindi avrebbero piacere di poter mangiare il nostro prodotto direttamente in azienda. Ora ci hanno colto un po' alla sprovvista, noi abbiamo una piccola cucinetta che usiamo per le prove di cottura, quindi la cucina ce l'abbiamo, perché il pastaio le mani in pasta ce le deve. Prepariamoci, perché ora si fa un bel gruppo. Però ci stiamo organizzando per poter ampliare e creare un ambiente anche carino per accogliere, certo, magari gli operatori del settore, cioè, sì, le persone che sono interessate, del ristoratore o il rappresentante o il nostro cliente. Bellissimo, quindi qui mi immagino già comunque anche un'esperienza di social eating proprio a 360 gradi. Sì, perché noi in questo modo potremo aver modo non solo di fargli degustare un piatto, ma di dargli anche una formazione culturale su quello che è la pastificazione in generale. Allora, se ti fa piacere rimani un attimo con noi, un attimo, il tempo di un collegamento. Lanciamo la pubblicità e poi ci trasferiamo direttamente, pensa un po', a Lucca dal nostro home restaurant, ristorante da doni. Cioè, ora vedrai che ricetta è una cosa incredibile. A tra poco. Home Restaurant Hotel. Ti piace cucinare?
sei una persona ospitale, scopri con noi il social eating. Contattaci. Alla burocrazia pensiamo noi, chef del tuo home restaurant in 24 ore. Benvenuti in Hotel Pet, la prima piattaforma dedicata al mondo del pet a 360 gradi. Potrai facilmente trovare ed offrire ogni servizio per i nostri amici a quattro zampe. I migliori negozi per animali e soprattutto pet sitter affidabili e recensiti per non lasciarlo mai solo. Pensioni per animali domestici, strutture ricettive pet friendly per andare in vacanza insieme. Tolettature, veterinari, pet trainers e specialisti del wellness animale. C'è una radio che ti aggiorna sui fatti che accadono nel mondo ogni giorno. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ancora bentrovati. C'è una radio che parla poco perché vuole farti compagnia con la sua musica in FM, DAB Plus e social. C'è solo una radio, che ti emoziona sempre. Radio Nostalgia, la radio per quelli come te. Buongiorno, mi presento, sono Donatella, abito alla Pieve di Compito e sono la titolare di Home Restaurant da Doni. Abito alla Pieve di Compito, zona molto caratteristica, e vi inviterei a venire da me per conoscere prima di tutto i piatti tipici della zona. Siamo molto rinomati per la zuppa alla frantoiana, per il farro che vi presenterò e per diverse ricette che la mia nonna faceva, ma non sono su nessun libro di cucina. Il farro a casa nostra era un piatto che si faceva spesso perché la mia nonna e il mio nonno erano contadini, quindi si facevano piatti molto poveri. Per questo piatto ci vogliono intanto 300 g di fagioli secchi rossi che io ho già ammollato, 300 g di farro e poi servono 80 g di lardo e 80 g di carne secca. In più qualche cotenna del lardo o del prosciutto se lo avete. Il porro, un pezzetto di porro, un pochino di sedano, due spicchi d'aglio e io oggi metto il concentrato di pomodoro, ma all'epoca si usava il pomodoro che veniva passato e poi bollito e conservato nei barattoli. Mezzo bicchiere di vino, sale quanto basta e un po' di peperoncino. Allora, intanto mettiamo a bollire i fagioli in 3 litri d'acqua.
con un pochino di salvia e rosmarino, così vengono più aromatizzati, e uno spicchio d'aglio. Dopo prendiamo una padella e ci mettiamo un pochino d'olio buono del nostro frantoio e tritiamo lardo e carne salata e facciamo un soffritto con cipolla, sedano e aglio. Mettiamo il nostro lardo tritato e la nostra carne salata tritata insieme al soffritto, lo facciamo andare per 10 minuti. Aggiungiamo un po' di peperoncino, aggiungiamo il nostro farro, lo facciamo brillare dentro gli odori che sono saltati in padella e poi aggiungiamo il vino e il nostro passato di pomodoro. Spero che la mia ricetta sia piaciuta e vi aspetto molto volentieri a provare il mio farro alla garfagnina, la mia specialità. Lucia, ti avevo detto che ne sarebbe valsa la pena di aspettare, guarda che sì, paesaggio. Sì. Meraviglioso. Purtroppo siamo arrivati al momento dei saluti, a me mi piange il cuore ogni volta perché mi piace tantissimo la situazione che si crea con gli ospiti, questo scambio di esperienze, no? È fantastico perché comunque ti arricchisce. E come faccio con tutti i nostri ospiti, ho un dono per te, quindi il nostro camice grembiule di Home Restaurant Hotel e in più il nostro magazine. Io ti ringrazio, però ti stupisco anch'io con una sorpresa. No, che c'ho anch'io il regalo, eccolo qua. Facciamo subito lo scambio. Allora, vediamo un po' che cosa sono. Io ti do una doppia sorpresa perché c'ho il nostro spaghetti, la nostra linguina al nero di seppia e la nostra linguina al peperoncino. No, che si possono mischiare fra loro, quindi stasera con quale sughetto me lo consiglio, oppure anche pesce, tonno, se non lo vuoi dire a nessuno, anche in scatola. Diciamo a nessuno, dai. Mischi e avrai questo piatto bianco, rosso e nero. Bellissimo. Bellissimo, grazie mille. E ti ringrazio per essere stata con me, ma con noi. Siamo arrivati davvero alla fine, ragazzi. E quindi, come ogni puntata, è stata un'esperienza unica. Vi aspetto la prossima settimana e nel frattempo, ados!